Milano sia resti città aperta. I personaggi esponenti di Forza 9 dei partiti nazifascisti europei che tendono a dare vita la prossima domenica 5 aprile sono un'offesa per la città. Questi personaggi sono corpo estraneo alla città. Gli appelli e le petizioni contro la manifestazione europea indetta da Forza Nuova hanno visto nel giro di pochissimi giorni un'adesione e partecipazione di migliaia e migliaia di persone, cittadine e cittadini milanesi, che chiedono che questa manifestazione non abbia spazio, che questa manifestazione non abbia spazio nella nostra città né ora né mai. La presenza di Forze Nuove, della combricola di pericolosi nostalgici, nostrani ed europei, se confermata sarà possibile solo grazie al silenzio e alla connivenza di istituzioni ed esponenti della maggioranza di governo che di fatto se ne stanno dimostrando padrini politici. Per questo, domenica 5 aprile, saremo in tante e tanti nel cuore di Milano, in Piazza della Scala, di fronte a quel palazzo marino governato dalla giunta Moratti decorato per affermare quel comune su cui tale giunta tace. Milano è una città aperta, una città plurale, antirazzista, antifascista. Milano ama la libertà. A Milano sta succedendo una cosa molto brutta, che c'è un raduno nazifascista con presenze anche europee come il Front Nazionale, il British National Party, e un'amministrazione comunale che considera questo non solo normale ma anche perfettamente legittimo. Considera legittimo qualsiasi espressione di pensiero, anche se antisemita, negazionista, razzista e neofascista, e come dire, se uno li passa per la testa, di organizzare un raduno che inneggia lo stupro di gruppo, anche questo è legittimo. Questo è l'atteggiamento dei governanti di Milano, e Milano, la Milano democratica antifascista, giustamente rifiuta questo. È inaccettabile che non solo alle Stelline, ma in qualsiasi luogo nel centro di Milano, pochi giorni dal 25 aprile, venga organizzato un raduno di questo tipo. Per cui ancora una volta ripetiamo l'appello, l'invito alle istituzioni di vietare, di non permettere che questo scempio si compia. Comunque Milano, la Milano democratica antifascista, come oggi annunciato, sarà in Piazza della Scala domenica alla stessa ora con un grande happening antifascista, che dice che Milano ripudia ogni fascismo, a Milano ama la libertà, e l'invito è a tutti e tutte di partecipare, visto che non lo fanno i governanti di questa città, lo dovranno fare i cittadini.